che è un evento che vuole celebrare a tutto tondo quelle che sono i talenti al femminile. Parlo di talenti e basta. Credo che la giornata della donna in una società avanzata e civilizzata non dovrebbe esistere, nel senso che la donna dovrebbe essere al pari dell'uomo in tutte le occasioni. Non ci si dovrebbe neanche più pensare o porsi questo problema. Noi ci sforziamo di farlo, è chiaro che è un modo per rendere evidente quello che è il nostro lavoro e la nostra attenzione a questi aspetti e affermarli. L'amministrazione comunale ha voluto presentare soprattutto quest'anno in periodo Covid un fitto elenco di iniziative perché ritengo sia essenziale parlare di pari opportunità soprattutto in periodo di pandemia e abbiamo visto nella lotta contro il coronavirus che le donne sono state in prima linea in tanti settori per cui è essenziale continuare a parlare dei diritti verso le donne. Tra le varie iniziative spicca sicuramente il concerto evento organizzato insieme al Teatro Lirico Giuseppe Verdi, un concerto che ci permetterà non solo di immergerci nuovamente nel meraviglioso clima del teatro, ma anche di affrontare con spirito critico attraverso l'arte un tema importante come il messaggio che questo spettacolo porta con sé. L'idea è proprio di creare uno spettacolo dove le donne non sono soltanto protagoniste, ma saranno anche ideatrici e portatrici dei diversi valori dell'arte coniugata al femminile. Quindi ci sarà non soltanto la musica, ma ci saranno anche le arti figurative. Ci sarà un testo creato da Isabel Rusinova, che sarà voce narrante proprio e ci racconterà delle storie vere. Ci saranno dei costumi meravigliosi che ci porta Regina Schrecker. Ci sarà tanta musica, ci sarà una strumentista che suonerà la Rhapsodie di Debussy per sassofono e orchestra. Ci saranno le immagini di Claire Bosco che danzerà all'alba sul Molo Audace davanti al Teatro Verdi. In conclusione c'è il finale del Guglielmo Tell che è un messaggio di speranza, di riapertura e di una nuova vita che è quella che noi ci aspettiamo ricominci già domani e quindi siamo tutti fiduciosi.